Sempre più stabilizzazioni mentre sono in calo i licenziamenti. Il trend fotografato dall'osservatorio INPS sul precariato riguarda i primi 4 mesi del 2023. Le assunzioni nel settore privato sono state 2.650.000, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2022. In flessione risultano invece quelle con contratti in somministrazione, a tempo indeterminato e di apprendistato. L'aspetto positivo riguarda le stabilizzazioni, che nel primo quadrimestre sono state 281.000, in aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2022. Al contrario, le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo risultano in flessione del 17%. Le cessazioni nei primi 4 mesi del 2023 sono state 2 milioni, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Concorrono a questo risultato i contratti a tempo indeterminato, i contratti in apprendistato, i contratti in somministrazione. Risultano in aumento le cessazioni di contratti a tempo determinato, i contratti stagionali e di lavoro intermittente. Più di 800 imprese, 13.700 addetti, oltre 13 miliardi di fatturato stimati nel 2022. È la fotografia del comparto delle biotecnologie in Italia, che emerge da un rapporto di Enea e Asso Biotech. Secondo il nuovo report, il settore ha vissuto una forte crescita del fatturato nel 2021 e si attende un consolidamento del dato per il 2022. Su questa variabile rimane prioritario il peso delle biotecnologie per la salute, con il 74% del totale. Ma negli ultimi 2 anni sono soprattutto le applicazioni per la bioeconomia, industria e agricoltura a riprendere l'espansione con tassi di crescita superiori al 30%. Il numero delle imprese attive in Italia ha subito una lieve contrazione nel 2020. Il dato numerico è tornato a crescere nel 2021 e si attende per il 2022 una crescita per tutte le classi dimensionali, per un totale di 823 aziende. L'attività delle realtà biotech rimane in gran parte concentrata nell'ambito della salute, ma tra il 2014 e il 2021 si registra l'espansione delle applicazioni biotecnologiche per l'industria e l'ambiente, oltre che per l'agricoltura e la zootecnia. La regione leader resta la Lombardia, seguita dal Lazio e dalla Toscana, fortemente specializzate nelle applicazioni per la salute, mentre sono le regioni settentrionali, in genere, a mostrare una marcata specializzazione nelle applicazioni delle biotecnologie ai processi industriali. 45 miliardi di euro per sostenere il partenariato rafforzato con l'America Latina e i Caraibi fino al 2027. Ad annunciare lo stanziamento è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nell'ambito del vertice tra l'Unione e i paesi latinoamericani e caraibici. Transizione verde equa e un approccio inclusivo su trasformazione digitale, sviluppo umano e sanità, questi pilastri dell'intesa siglata nel corso del vertice. L'Unione Europea collaborerà con i partner sulle materie prime critiche come il litio, sempre più importante per le batterie e quindi per la transizione energetica. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare le catene di approvvigionamento. Sul fronte della guerra in Ucraina è mancato invece l'accordo sulla netta condanna alla Russia ed è stato approvato un documento che esprime preoccupazione per il conflitto, ma che non cita apertamente Mosca. Il testo è stato approvato da tutti i paesi, tranne il Nicaragua. Chi ha presentato la domanda di accesso alla rottamazione quater riceverà entro il 30 settembre o entro il 31 dicembre per le zone colpite dalle alluvioni di maggio la comunicazione dall'Agenzia delle Entrate riscossione con il piano dei pagamenti e i bollettini da utilizzare. Ricordiamo che il pagamento dell'importo dovuto a seguito di rottamazione quater non potrà avvenire attraverso compensazione. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 373 del 7 luglio 2023. Ricordiamo inoltre che i benefici della rottamazione si perdono qualora si dovesse ritardare o saltare il pagamento anche di una sola rata.